nasce come una soluzione che coniuga, se vogliamo, delle nuove tecnologie a fianco a quelli che potranno e possono essere dei nuovi processi di collaborazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni e altri soggetti rilevanti nei territori, per creare nuove dinamiche dove le tecnologie sono a supporto del cambiamento. Consentiamo di raccogliere informazioni geolocalizzate, quindi OPTUE è quello che viene definito un location-based social network, dove applica i meccanismi appunto di crowdsourcing, cioè di raccolta di informazioni attraverso la sua community, e queste informazioni vengono rilanciate all'interno del social network, ma vengono anche portate sui device mobili, quindi sui telefonini intelligenti. A questo la piattaforma consente, intorno a queste informazioni, di creare, innescare quei meccanismi partecipativi che poi, grazie ad un lavoro che non sarà solo quello della rete, ma sarà anche quello delle città, delle circoscrizioni, dei comuni, delle associazioni, questo lavoro trova uno spazio nella rete, ma trova uno spazio di collegamento anche nel territorio. Ad oggi tutto questo ovviamente non è visibile nella prima proposition, nella prima proposta di valore che Etwork ha pubblicato sulla rete, perché stiamo continuando a lavorare per migliorare questa proposta di valore, e tant'è che il legame che sottolineavamo prima tra quello che accade in rete, quindi nel social network, e tra quello che accade sul territorio, noi lo stiamo già costruendo e vivendo nella città di Torino, avendo come principale stakeholder proprio il Comune di Torino, che ha sposato questa filosofia, questa visione del futuro, devo dire con grande coraggio, con amministratori anche giovani, e anche col sindaco che ovviamente sostiene la spinta in avanti di una città come Torino che si candida ad essere una smart city. La nostra smart community, cioè la nostra comunità intelligente, coinvolge in un rapporto uno a uno sia gli utenti che i comuni, che i media locali, in modo particolare i media locali, perché sono coloro che danno evidenza a quello che accade sul territorio, quindi fanno parte in modo attivo della nostra comunità, e le associazioni che rappresentano il terzo settore, diciamo rappresentano i cittadini già strutturati ad intervenire attivamente e positivamente nelle dinamiche, se vogliamo, di servizio, di miglioramento delle nostre città, dei nostri luoghi in cui viviamo. La proposta di valore UpToo, come dicevo, si sta aggiornando per recuperare ovviamente informazioni e partecipazione attiva su temi anche positivi, su proposte, e quindi non solo identificare UpToo come il social network per segnalare problemi di sicurezza o denunce di degrado urbano, ma anche soprattutto una partecipazione attiva che possa portare esperienze, idee, contenuti e segnalazioni positive. Ah!